Solo al pam 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 pam. Andiamo al pam 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 pam. Andiamo al pam. Ciao a tutti, siamo qui a intervistare i ragazzi che hanno creato il gioco Pam-Man. E per cui do subito la parola a loro, chiedendo: ragazzi, raccontatevi di voi. Allora, ciao a tutti, io sono Gabriele, sono di Cuneo e attualmente studio informatica all'Università di Torino. E sono da sempre appassionato di videogiochi, applicazioni, informatica e tecnologia in generale. Ciao, io sono Matteo, abito in provincia di Cuneo, studio ingegneria informatica a Torino. E anche io ho 21 anni e anche io sono sempre stato appassionato di videogiochi e di informatica, programmazione. Bene, raccontateci della vostra creazione. Cos'è Pam-Man? Pam-Man è difficile da descrivere. È una fusione tra un videogioco e una canzone. Abbiamo una collaborazione con un gruppo musicale, gli Eugenio in Via di Gioia, e sono i protagonisti del videogioco. Abbiamo fatto quindi questa collaborazione con gli Eugenio in Via di Gioia e loro si sono occupati della parte musicale, quindi dei suoni, dei personaggi, dei versi, aia o una prugna nello stivale o suoni di questo tipo, e noi ci siamo occupati della logica del videogioco, della grafica. E per quanto riguarda il gioco, siamo partiti, diciamo, dalla base a sperimentare con dei cubetti, dei rettangoli, la logica di gioco, i movimenti, anche a testarlo sul telefono, quindi semplificare i comandi il più possibile in modo che sia intuitivo. E man mano abbiamo, diciamo, scolpito questi cubi e li abbiamo trasformati in personaggi. E abbiamo unito tutti questi ambiti diversi, quindi la grafica, la logica di un videogioco e una canzone, tutto in un unico... Praticamente pacchetto. Dei scultori moderni, possiamo dire così. E vi chiederei, più che altro, i vostri studi, la vostra vita, ha aiutato a portare avanti questo gioco o comunque è uno studio sviluppato individualmente che è riuscito a darvi le basi per poter fare un lavoro di questo genere? Ma diciamo entrambe le cose. Noi eravamo in classe insieme all'ITIS, indirizzo informatico, e sicuramente ci ha dato una buona base da cui partire. E poi passione e curiosità ci hanno portato ad approfondire diversi argomenti che poi ci sono serviti nello sviluppo del videogioco. Ma per sviluppare il gioco siete andati a vivere in nei supermercati Pam, per sì, caso? Sicuramente avete provato i commessi, come si muovevano. I commessi, i vecchietti, in generale. Fantastico. Vi ha aiutato qualcuno? E ringraziereste qualcuno comunque per questo gioco, per questa creazione? Per lo sviluppo del gioco in sé ci siamo occupati noi principalmente, nel senso che lui si è occupato della parte riguardante la programmazione, quindi i vari controlli, tutto il codice che serve per poter far girare il gioco, mentre invece mi sono occupato della parte grafica, quindi i modelli e le texture presenti nel gioco. Mentre invece Eugenio e Via di Gioia ci hanno aiutato per fare la parte sonora, quindi la musica all'interno del gioco, che è una versione in 8-bit della canzone a cui si ispira il gioco, e le voci dei personaggi, che ovviamente sono le loro stesse voci, con versi e quant'altro. E questo gioco ha delle prospettive? Avete in mente di portarlo avanti, creare cose nuove, i vostri progetti? Beh, adesso stiamo cercando di espanderlo, renderlo disponibile su più piattaforme possibili, quindi diciamo, abbiamo appena fatto la versione per desktop, browser, e poi adesso lo stiamo sviluppando un po', cercando di capire i gusti delle persone che giocano, e in futuro c'è la possibilità di un multiplayer online. Ah, wow, bellissimo. Ma si pensa sempre che chi ha fatto il gioco sia tra i primi, almeno io penso sempre i primi nello score della classifica. È vero oppure falso? Dipende. È tipo che ci sono i trucchetti utilizzati. Ci sono i trucchi, sì. Ah, ci sono i trucchi. Possiamo mettere il punteggio che vogliamo. Ma certo, ovviamente fate quel che volete. Per cui grazie mille di averci dato questa opportunità e saluto tutti quanti e grazie a chi ci ascolterà.